Ciao a tutti, e dalle nostre immagini anche dal titolo, oggi andiamo a fare un unboxing di Kingdom Hearts 1.5 più 2.5, e siccome ieri il gioco l'ho già scartato perché l'ho già fatto. Comunque sto facendo un taglio nuovo, comunque in pratica, intanto mi sono usato, in pratica c'è da prendere anche strada. E per darli in ordine cronologico, ma anche per averli tutti quanti. Ottimo il fatto per i quanti Kingdom Hearts su una sola piattaforma. Intanto perché sapessi che Kingdom Hearts esiste su console PlayStation e Nintendo, era un via vai tra varie uscite. Intanto su PS2, poi in parte su PSP e su il DS. Intanto di cosa? E 0.2 vabbè, comunque siamo a 0.2. Intanto io penso usarci in ordine di coso e cronologico e non di uscita. Sta a vedere, lo spero tanto. Comunque andiamo a vedere anche queste sono i retri dei giochi. Faccio vedere anche se non avessi visto l'altro unboxing. Comunque, questi sono i retri. Il retro, ok, spero si regga. Comunque intanto sono 4 giochi più 2 film, ovvero Kingdom Hearts 1. Intanto queste sono 8 versioni file mix, ovvero versioni con filmati extra, boss extra e tutto il resto. Comunque dei piccoli bonus aggiuntivi che vanno ad arricchire la storia di Kingdom Hearts. Ovvero, comunque, c'è Kingdom Hearts. Intanto voglio usare su questi 4 qua, questi 2 e gli altri 2 di lato. Ovvero Kingdom Hearts 1, 2, Sound of Memories e Baby Sleep, mentre 2058 Over 2 Days e Kingdom Hearts Recorded, sono stati filmati in HD. Non so perché mi ha fatto questa scelta, comunque. Beh, passa. Ho visto la lista dei trofei e hanno tolto. Intanto alcuni trofei sono stati semplificati, almeno in quanto a prenderli, ma non ho capito io, almeno quanto ho visto in prima volta ho letto, ma inoltre hanno tolto cosa che purtroppo il modo più facile per prendere i trofei era anche Kingdom Hearts, questo era, e in pratica quello che dura di più, il film che dura di più, o meno filmato, è questo A che dura 3 ore, 3 ore e mezza. Dunque, in pratica, siamo giunti a un tot punto dei capitoli. In pratica è la storia. E sbarco in trofeo senza fare nulla. E sta tornando il film. Stessa cosa anche per Recorded. E sta tolto i tre questi due giochi. Cioè, questi due film. Non so perché, comunque, passa. Spero tanto sia come Kingdom Hearts 0, scusate, e Kingdom Hearts 2.8, ovvero che a termine del in pratica di gioco uno ha la possibilità di sbloccare dei temi propri e dei temi dell'home da PS4. Andiamo a vedere il disco. Ok, questo è Kingdom Hearts. Questo è Sora dell'1 e Sora del 2. Qua c'è la curiosità. Il brutto che intanto sono giapponese. Ora sto di sopra. Uno qua apre. Cosa? Ah, intanto questo è intanto già usato quando metto il video. Comunque, intanto sono giapponese. Questo qui, in quella internazionale, una cosa altra curiosità. Mentre quella giapponese uno apre e ha i comandi di ogni gioco, cosa molto migliore, anche se è un foglio lungo quanto sa quanto i due giochi aperti circa. Sapete quanto sia circa, più o meno, forse anche di meno. Comunque, come vedete, faccio vedere subito i Sora riuniti, almeno fino a quando non sarà il terzo. Anche se qua manca un Sora, ovvero quello del 3. Comunque, vabbè, solamente mettendo dentro altri 3. Vabbè, in pratica che intanto dentro 0.2 c'è anche Sora del terzo.
Comunque, 1, 2, Kingdom Hearts 3D, PS4, ovvero Kingdom Hearts, scusate, Kingdom Hearts e Dream Drop Distance, bel gioco. Anche il gioco a fase, o meglio a surfase. Io i giochi mi è già tanto fase normale, difficile tanto dipende. Comunque, io sto prendendo più per la storia per la sfida, anche perché in certi boss o anche in missioni normali sono già difficili di loro. Comunque, detto questo, gameplay e tutto il resto non so se farli, può darsi, comunque si vede, comunque si vedrà. Non siamo al prossimo video e ciao!